Alla presenza di parte dei dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Faenza è stata presentata in comune la guida delle proposte didattiche destinate agli studenti da parte delle strutture comunali e museali del territorio, attraverso un itinerario che parte dalla biblioteca comunale, dove da pochi mesi è stata inaugurata la nuova sala dedicata ai ragazzi, e attraverso la Pinacoteca, il Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea, la Palestra della Scienza, il Museo Civico di Scienze Naturali, l'Osservatorio Sismico Casa Museo Raffaele Bendandi, la Ludoteca, il Teatro Masini, la Casa del Teatro, il MIC Palazzo Milzetti, il Museo Carlo Zauli, la Scuola di Musica Giuseppe Sarti, la Scuola di Disegno Tommaso Minardi, la Proloco e l'Informa Giovani. Le offerte formative della guida, che verrà distribuita alle scuole e agli insegnanti, sono rivolte a seconda degli enti agli asili nido e ai servizi per l'infanzia convenzionati, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. È stato un lavoro che è stato, diciamo, il primo lavoro dal mio insediamento nell'assessorato, a cui stavamo già pensando da qualche anno. E, come ho detto alla conferenza stampa, vorrei ringraziare pubblicamente anche Patrizia Ercolani, che era la mia collega di consiglio comunale nella scorsa legislatura, perché lo stimolo è arrivato direttamente da lei, e quindi ci tengo a rimarcarlo. E abbiamo voluto appunto raccogliere in questo opuscolo tutta l'offerta didattica proposta da enti del comune o convenzionati col comune, in modo che le scuole avessero uno strumento da consultare dove ci fosse un'offerta unitaria, una raccolta di tutti i progetti pensati per le scuole, così da scegliere e prediligere, cosa che auspichiamo, lo scenario faentino, anziché magari dirottarsi su altre città o su altre regioni, perché il nostro obiettivo è che si crei un legame forte con la città, con le sue strutture, con le sue offerte artistico-culturali, che crea appunto una premessa di legame, di solidità, di rapporti, prima di tutto con la propria città.